questo stop interno della Paolana nel derby con lo Scalea, che è terminato 2-1 per i biancostellati, nonostante la Paolana abbia ripreso in mano una gara che era iniziata in salita. Ne parliamo con Tony Lio, il mister. Ben ritrovato, mister. Buonasera. Grazie. Buonasera. Ecco, buonasera. Dopo l'1-1 sembrava insomma che la Paolana potesse prendere in mano questa gara, poi questo calcio di rigore di Cassaro, che come giudica innanzitutto, mi pare di capire non ci siano stati grandi proteste, ecco, su questa decisione. No. Oggi cioè, mi conoscete, io sono uno molto obiettivo e sono sincero. Oggi se l'arbitro non si inventa lì il rigore, la partita poteva finire in un modo diverso, ma quantomeno non l'avremmo perso, perché è stata una partita interpretata bene dai ragazzi su un campo dove si poteva giocare poco, però hanno dato tutto lottando su ogni palla, recuperando un gol di svantaggio contro una buona squadra, perché lo Scalea è una buona squadra. Però oggi se non l'arbitro non si inventa quel calcio di rigore, perché se tu fatto, ma si è visto proprio mille miglia che si è tuffato e l'arbitro gli ha concesso il rigore. Dispiace, perché un'altra sconfitta oggi ci rimette lì nella zona rossa della classifica e sinceramente oggi la squadra non meritava di perdere, quantomeno il pareggio, ma ci stava pure stretto per come siamo scesi il secondo tempo in campo, perché lo Scalea non riusciva più a ripartire, eravamo padrone della partita. Purtroppo questo episodio ci ha condannato e fa molta rabbia, sono molto sincero. Ecco, quindi la decisione è stata messa in discussione, probabilmente Marco Zubo, che ci ha raccontato la gara, non sarà stato, o forse distratto, io non ho raccolto bene il suo commento. Sta di fatto insomma che c'è qualcosa da recriminare su questo calcio di rigore per la Paolana. Sì, ecco, stavano correndo tutte e due, l'attaccante con il mio difensore, ma erano spalle a spalle, ma non gli ha dato nessuna spallata, ma si è visto perfettamente che come ha toccato la palla l'attaccante si è buttato, perché ormai aveva perso la palla che è schizzato sul terreno bagnato e stava andando in mano al nostro portiere e si è tuffato e l'arbitro ci è cascato, l'ha visto in un modo diverso, però non era assolutamente rigore, perché poi ho chiesto ai ragazzi e tutti quanti erano molto arrabbiati per questa decisione dell'arbitro. Terza sconfitta in casa con l'Isola Caporizzuto, poi in trasferta in casa del Brancaleone e oggi in casa nel derby con lo Scalea. Ora due gare che non si possono sbagliare, perché in casa del Gallico Catona è scontro diretto, e anche con il Soriano, che comunque ha cambiato passo, l'abbiamo visto ieri con i nuovi innesti, e una formazione decisamente più competitiva, però voi dovete inevitabilmente fare questa corsa salvezza, ecco, poi prima di affrontare la Promo Sport, cercare di fare più punti possibili in queste due gare. Sì, ma non andiamo oltre la partita di domenica, perché dobbiamo pensare a preparare bene questa partita e sono convinto che con la stessa determinazione e la voglia di ottenere un risultato positivo come abbiamo avuto oggi possiamo fare bene anche contro una squadra che è lì un passo dietro a noi. Poi le altre ci pensiamo dopo domenica, perché dico sempre alla squadra di pensare partita per partita senza andare a fare calcoli a lungo termine. Quindi prepariamo questa partita e far male, perché ho visto una squadra oggi un po' delusa, e arrabbiata e rammaricata, perché non meritavamo questa sconfitta oggi. Quindi ci sono le prestazioni che comunque ti aiutano, dovrebbero aiutare anche i ragazzi a far capire che bisogna continuare su quella strada. La prestazione di oggi sicuramente, mentre la prestazione con Brancaleone e Morrone no. Mi sembra di essere stato obiettivo dicendo che abbiamo meritato... la sconfitta sia con la Morrone che con il Brancaleone, però oggi sinceramente non mi sento di dire niente alla squadra, anzi gli ho fatto i complimenti, gli ho detto che con questa determinazione riusciremo di nuovo a togliere la testa fuori dalla zona rossa. Bene, grazie mister per l'intervento, buona grazie serata, a voi, alla prossima.